Buongiorno Fagnano, eccoci col video dell'informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Mi è stato comunicato questa mattina dall'ufficio lavori pubblici che la piattaforma ecologica, gli addetti della piattaforma ecologica hanno segnalato che ultimamente trovano spesso rifiuti abbandonati all'ingresso della piattaforma ecologica stessa. Gli addetti si sono occupati della pulizia, ma hanno detto che d'ora in avanti, quando troveranno questa sporcizia ai cancelli, metteranno il conto da pagare al comune. Pertanto, come attività di controllo, verificheremo dopo varie segnalazioni che arriveranno dalla piattaforma ecologica, se dovessero esserci, controlleremo chi va ad abbandonare i rifiuti. Lo dico perché se per caso questa cosa venisse fatta non volontariamente, ma magari per una questione di tempo, di stare attenti, che poi magari si va a prendere una multa senza volerlo fare. Quindi attenzione, rispettiamo la regola di portare le cose all'interno della piattaforma ecologica quando queste sono aperte. Nel mese di marzo si compirà il trasferimento del nuovo comando di polizia locale, quindi la polizia locale non sarà più all'interno dei locali di Piazza Matteotti, ma si troverà in Vicolo Sereni. Poi vi comunicherò con proprio l'ufficialità del caso quando ci sarà l'apertura al pubblico del nuovo ufficio. Posso però intanto iniziare a comunicare, perché poi sarà comunque invitata tutta la cittadinanza a partecipare, che il giorno 6 di aprile, che è un sabato, ci sarà l'inaugurazione ufficiale del nuovo comando di polizia locale. Gli eventi del fine settimana. Sabato 24 alle ore 16, dalle ore 16 alle ore 19 presso lo spazio Ozium, i ragazzi del Verde Potenziale, il gruppo dei giovani di Fagnano, propongono la mostra Arte Rivoluzionaria, la storia della Young Revolution, una mostra interattiva da non perdere. Sempre sabato alle ore 18 l'amministrazione comunale, con la rassegna Caffè con l'autore, presenterà il libro dal titolo La bellezza dei piccoli mondi di Raffaele Pugliese. Questa avverrà all'interno della sala camino del castello Visconteo. Domenica alle ore 16 presso lo spazio Ozium di via Patriotti, Profughi, la notte è per sempre, letture e canti in occasione della giornata del ricordo con Marco Nicosia e Valentina Anello. Sempre domenica l'amministrazione comunale propone alle ore 17 in sala consigliare il gala lirico per i 100 anni di Maria Callas, con allievi del Master Internazionale di Canto Lirico. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.